Alcune migliaia di napoletani si sono ritrovati oggi pomeriggio davanti al Duomo per manifestare contro il decreto Alfano, che affida alla Curia, sottraendola al sindaco, la nomina di 4 componenti della deputazione che da oltre 500 anni gestisce lo straordinario e ricchissimo tesoro del patrono della città. Siamo scesi in piazza per un motivo molto semplice, perché è stato annunciato un decreto del ministro Alfano che secondo noi va ad usurpare un nostro diritto, un nostro privilegio acquisito nel 1601, e cioè la possibilità per i napoletani di prendersi cura direttamente di San Gennaro, così come si fa con un figlio, con un'altra persona di famiglia. È un diritto che ci è stato riconosciuto dallo stesso Vaticano, e cioè la possibilità di essere rappresentati in modo laico da una deputazione, un organo collegiale laico che praticamente gestisce il culto del santo nel pieno rispetto delle regole fissate ovviamente da Sacra Romana Chiesa. La manifestazione, nata in rete dalla testata online Identità Insorgenti, ha trovato in brevissimo tempo l'adesione di decine di associazioni del territorio napoletano e di tantissimi semplici cittadini. Il tesoro di San Gennaro appartiene alla città da 500 anni. Per cambiare uno stato di cose serve un motivo, questo motivo non è stato detto né risulta, quindi la città ha l'orgoglio di schierarsi alle spalle di chi difende le sue prerogative, quindi la mia presenza qui è unicamente a sostegno di questa iniziativa ed è un'adesione totale al fatto che il tesoro di San Gennaro appartenga e continui ad appartenere alla città. Al grido di giù le mani da San Gennaro, dopo essersi ritrovati sul sagrato del Duomo, come annunciato i manifestanti hanno legato i loro fazzoletti bianchi, che si sventolano nel giorno del miracolo della liquefazione del sangue, all'ingresso della cappella e all'entrata del Museo del Tesoro, come segno tangibile di protesta.